Sì. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Bizona, l'appuntamento ormai consueto settimanale con l'informazione della serie cadetta. È successo veramente di tutto, soprattutto nelle ultime ore. Tre allenatori esonerati in Serie B, ma ovviamente parleremo di tutto questo con il nostro amico, il cavalier Sergio Brighenti. Buonasera Sergio. Buonasera a te e a tutti gli sportivi. È una cosa incredibile, tre allenatori, siamo ancora all'inizio del campionato. Non è mai successo. Cioè, una cosa certa, che l'unica cosa che continua a essere la nostra idea è quella del Cagliari, che ha raggiunto la testa della classifica un'altra volta. Non ha lasciato scappare il suo ex allievo Drago. Allora, cavaliere, lei, visto che lei mi dà l'assist, oltre a essere stato un grande goleador, faceva anche gli assist, adesso mi ha fornito l'assist per parlare dei risultati. Andiamo a vedere insieme la grafica dei risultati, vediamoli assieme. Eccoli qua. Allora, l'Ascoli che perde in casa contro la Pro Vercelli. Il Bari che pareggia all'ultimo minuto grazie ad un autogol del Novara, perché Novara era vicino alla quarta vittoria di fila. Il Brescia che batte. Era la sorpresa poi del campionato. Sì, se il Novara avesse ottenuto la vittoria, sì. Brescia che batte Latina 1-0. Cesena batte Lanciano 2-0. Como pareggia contro il Modena 1-1. Livorno batte Trapani 2-0. Pescara batte 4-1 il Crotone. Salernitana-Perugia 1-1. Avellino vince in casa della Ternana per 3-0, Spezia-Entella 0-0 e il Cagliari appunto lunedì 2-0 contro Vicenza raggiunge in vetta il Cesena. Ma cavaliere, hanno tenuto banco appunto nelle ultime ore gli esoneri. Noi l'avevamo detto, ma cavaliere, le ultime tre partite sarebbero state decisive per Sabatini e così è stato. Sì, ma hanno esagerato, diamoci delle mele. Allora potevano mandare via anche quello dell'Entella, là, perché sono tutti quelli in fondo. Il Como è comprensibile perché viene dalla Serie C, allora da un allenatore inesperto. Ma le altre squadre come il Latina, per esempio il Lugano, il mio punto di vista è ancora presto, aspettiamo almeno 10 partite, 20 partite, no, entro le 20 partite, quando c'è la sosta del campionato, allora prendi decisione. Cominci a tirare le somme, diciamo. Ecco. Ma anche perché il Como alla fine ha pareggiato contro il Modena, però non è che ha giocato male, poi comunque non è una squadra assortita male, nel senso forse magari troppo muscolare con gli attaccanti come Bagua, Gerardi, magari meno tattica rispetto ad altre squadre, ma però il Como c'ha Bagua, ha poi giocato il ragazzino Guardi, però poi aveva perso la partita col Modena, che all'ultimo ultimi minuti c'è stato un malinteso del portiere che ha schizzato la palla, poverino del Como, ma assolutamente il Como non poteva vincere col Modena, perché il Modena ha dimostrato, non dico di dominare, ma tenere in mano la partita come la superiorità, diciamo. Ecco cavaliere, io le voglio far vedere appunto anche un'altra cosa strana, oltre alla notizia dell'esonero, cioè la società Como ha evitato che noi giornalisti potessimo speculare, tra virgolette, dicendo il dopo Sabatini a rischio. È entrato in conferenza stampa prima di Sabatini il DS Dolci e l'ha detto in diretta, l'ha esonerato in diretta. Le faccio vedere cosa è successo. Sta in piedi, in castigo. Anticipo io una comunicazione che la società ha deciso di sollevare dall'incarico al mister. Ok? Ora, per il resto, i ringraziamenti restano fra me e lui. A posto. Beh, vado io. Naturalmente per me è un giorno molto triste, perché solo a pensare che 4 mesi fa si festeggiava una promozione, c'era grandissimo entusiasmo e quindi ho grande amarezza, veramente è un giorno triste. Ecco qua, cavaliere, giustamente il mister sottolineava 4 mesi fa, eravamo tutti qua a festeggiare e adesso insomma... Ovviamente... Non c'era sintonia tra lui e il direttore sportivo, anche perché non è un modo giusto di presentare un allenatore che... In fin dei conti non ha perso la partita comunque e poi è presto, come un punto di vista, a cambiare tra allenatori. Quante partite hanno fatto? Adesso non so. Eravamo all'undicesima giornata. Almeno una ventina di partite. Poi il Como può darsi sempre, parlo del Como per qualsiasi squadra, che si possano riprendere. Come quello
del Latina, scusatemi. Sì, ecco, un altro esonero che lo ricordiamo, ieri in ordine Ascoli esonera Petrone al momento, poi cioè non ha ufficializzato il successore, invece Giuliano è stato esonerato. Hai visto che Petrone ha fatto la promozione delle Ascoli. Esatto, e anche Sabatini. Come Sabatini. Due promozioni, non gli hanno dato spazio per un po' ambientarsi. No, ieri invece nel giro di poche ore, notizia praticamente a sorpresa, Giuliano viene esonerato dopo circa 2-3 ore, è stato annunciato al suo posto Mario Somma. Però anche qui un esonero che francamente anche noi non capiamo, noi addetti ai lavori, anche perché il Latina tutto sommato stava facendo bene a metà classifica. Roma è vicino a Latina, poi strano che non ha cambiato la Ternana, già che c'era non lo potevano. No, la Ternana l'ha già fatto, esonerato Toscano. Anzi, andiamo a vedere intanto la classifica. Vicino a Roma cambiano facilmente, perché gli allenatori si pongono quelli alla ricerca di una squadra a Roma. No, anche perché Cavaliere, vediamo insieme la classifica, e appunto il Como, ok, è ultimo, partiamo dalla coda. Como, Ternana, Ascoli a 10 punti, che infatti ha esonerato l'allenatore, però il Latina è là. Alla prima della colonna di destra, quindi tutto sommato un campionato comunque dignitoso. Aveva avuto anche elogi fino a 2 settimane fa Giuliano per dei risultati ottimi, poi dopo ha avuto 2 partite che ha perso, e si fa presto all'inizio del campionato andare dai primi posti agli ultimi, perché i numeri sono vicini. Certo. Anche perché la partita contro il Brescia, ovvero quella che è costata la panchina, noi diciamo che forse quella la partita che è costata la panchina a Giuliano, ma forse c'erano altre cose, ovviamente noi non possiamo giudicare, non possiamo saperlo, ma la partita di per sé, se analizziamo la gara, alla fine il Brescia non ha assolutamente, cioè ha meritato il risultato, il Latina ha fatto la sua partita, non mi è sembrata una caduta da costare la panchina a Giuliano. Assolutamente, è molto equilibrata la partita, è combattuta. Il problema è, non so, c'erano degli incidenti già precedenti col direttore sportivo, col presidente, sono queste situazioni che non hanno più pazienza. I presidenti, forse sollecitati o spinti dai direttori, diciamo così, sportivi, oppure per non dire qualche proprietario di giocatore, sì, che non cambiano, però lo fanno, io ho già capito, lo fanno adesso che c'è ancora in tempo per riprendersi la squadra. Certo. E non aspettano che la invece pausa potrebbe la squadra ritornare a fare bene, e allora perdono quello che avevano in mente di fare. Però a questo punto, anche a questo punto, che è una tattica che fanno questi personaggi. Però Cavaliere, a questo punto allora anche i progetti tra virgolette di inizio stagione vanno a farsi benedire, se basta una sconfitta per questo vuol dire che c'è sotterfugi in certe società che, se non approfittano del momento negativo per fare quello che vogliono fare, magari si riprende la squadra e non possono più farlo. Certo. Ci sono anche queste cose. Ecco, Cavaliere, di tutti i colori. Al posto di Giuliano, Mario Somma, un allenatore comunque che ha avuto esperienze anche in categorie minori. Ne ha fatte di squadre, insomma, poi dopo in televisione lì a Roma sono quegli allenatori che in attesa di sistemazione, sì. Cioè, l'unico D'Amico che non può fare allenatore perché non esiste, ma gli altri sono sistemazione, perciò questi suoi passaggi, insomma, in una squadra o nell'altra, è stato anche, diciamo così, aiutato dalle sue espressioni, dai suoi ragionamenti che fa in televisione. Ecco, allora andiamo a sentire, Cavaliere, il post-gara di Brescia Latina, appunto, questa è l'ultima dichiarazione ufficiale, almeno per il momento, con la divisa del Latina da parte di Marco Giuliano. Vediamo. Ha fatto una buona partita, naturalmente Ruben è un po' più stanco, ha giocato tutte le partite, era un po' più stanco, la stessa cosa a Scaglia, però non volevano esserci, hanno fatto una buona partita, ci tengono molto a Brescia e al Brescia, e secondo me meritavamo qualche applauso di più, però è normale, gli ex amati vengono sempre fischiati, penso. I complimenti devono essere girati innanzitutto alla società, direttore Sagramolo e direttore Castagnini, che hanno costruito e allestito una squadra. Che ti hanno preso, perché poi... No, però il progetto è nato insieme, quindi prima di prendere tutti i giocatori hanno preso me, dopodiché abbiamo costruito questa squadra, ma sono stati bravi loro. Castagnini è uno che non se la fa raccontare, è lui che la racconta, quindi
In verità c'è che sono ragazzi che hanno tanta voglia, tanta fame, ragazzi che magari non hanno fatto campionati importanti, ragazzi che per la prima volta si affacciano ad un calcio professionistico, ad un calcio importante, e che stanno dando il massimo. Ed è una squadra che sta seguendo lo staff tecnico, sta seguendo i dettami della società, i dettami del tecnico. Questo non significa per forza che devono somigliare al tecnico, ma devono tirar fuori quello che noi facciamo in allenamento, questo sì. Poi caratterialmente è una squadra che mi assomiglia molto, questo è vero, che non molla mai, che non va mai in crisi, in affanno, e quindi è importante che sia così, soprattutto perché sono giovani, quindi questo potrebbe essere un problema. Ebbene, queste erano le ultime parole ufficiali, a meno che prima della fine della stagione non accada qualcosa, magari che vediamo un ritorno di Giuliano in panchina, non si sa mai. Però ecco, Cavaliere, volevo aprire adesso invece un altro capitolo che nel calcio si lega bene, ovvero la fortuna e la sfortuna. Ah sì, questo è importante. Ecco, a proposito, parto da una partita a caso, Bari-Novara. Il Novara stava per vincere la sua quarta partita di fila, senza incassare reti. È stata fermata soltanto da un autogol sciagurato di Faraoni, che è stato sfortunato a trovarsi in quella traiettoria. Ecco, lei da goleador navigato, può capitare, può essere frustrante, sì, però sì. Comunque sarebbe stato un ottimo risultato. Allora, se torniamo sulla fortuna della fortuna degli allenatori, è una componente importantissima. La fortuna è un componente primordiale. Cioè, se andiamo in Serie A a vedere qualcosa, noi vediamo le occasioni sbagliate da giocatori di grande nome in partite che potevano vincere e invece che non vincono. Certo. Mentre viceversa sbagliano dei gol dei giocatori. Quindi mettiamo Mancini, è un uomo fortunato, io te lo dico perché l'ho avuto come giocatore. Il Novara. Del Novara che tu hai nel cuore. No, ma è anche allenata da un suo ex allievo, quindi in qualche modo... No, ma quello è bravo. Quello è bravo, Baroli. Anche Drago è bravo. No, lì, a parte tutto, comunque il Novara sta vivendo comunque un buon periodo di forma, appunto, è fermata solo da un autogol. C'ha due punti in meno della classifica. Penalizzazione. Ecco, lì sarebbe stata una bella vittoria, ma un altro episodio anche sfortunato, un episodio, diciamo una squadra che è forse perseguitata più del Novara con la sfortuna, secondo noi, è la Salernitana. Ancora un altro pareggio, qui forse anche gli infortuni lì, quindi la sfortuna che sembra aver preso casa a Salerno, da lì non si sposta. Guarda, io la Salernitana l'ho vista giocare varie volte e in tutte le partite ha avuto momenti sfortunati e non le ha perse, ma le ha pareggiate al massimo. È una squadra che secondo me può migliorare ancora. Queste, se mandano via l'allenatore, è la volta che crolla, oppure aspettano un po', può darsi con questo allenatore vanno. No, anche perché Cavaliere, concorderà anche lei che Torrente fa quello che può con i giocatori a disposizione, anche perché ricordiamoli, tanti sono stati infortunati, quindi una squadra decimata e l'allenatore ha dovuto inventarsi le formazioni ben più di una volta. Torrente è un bravo allenatore. Fa parte del gruppo dei miei ex, quindi guai che mi lo tocca. Torrente, Drago, Baroni sono tre ragazzi che faranno carriera, secondo me. Bene. Anzi, Torrente è uno di questi allenatori che avrei voluto portare a Modena, non ci sono riuscito. Ah, ecco, vede che allora è tutto un cerchio alla fine. No, Cavaliere, adesso le vorrei far sentire, a proposito di Salernitana, le parole di un suo ex collega, perché lei era stato presidente onorario, però lui è presidente ancora, Lotito. Nei computer sono ancora presidente onorario, solo che non posso più andarci a causa di questioni familiari, perché sono a Milano, qua e là. Certo. Però questo fatto mi tiene sempre stretto verso il Modena. Certo, ma allora, appunto, a proposito di presidente, andiamo a sentire le parole di Lotito dopo la gara pareggiata contro Perugia. La briglia della squadra è quella di riuscire a utilizzare il minimo sforzo, massimo rendimento. Nel calcio vale questo, purtroppo. E oggi noi abbiamo avuto le occasioni, le abbiamo sprecate. Allora hanno avuto una palla, l'hanno realizzata, quindi dice: che cosa rimprovera la squadra? E nessuno, che devi rimproverare? Devi rimproverare di essere più cinica sotto porta, la palla la va buttata dentro, la partita va chiusa, tutto qua. Non è considerare, però, abbiamo quante infortunati abbiamo, ci abbiamo su 5 centrali, 4 centrali infortunati, abbiamo mezza squadra infortunata.
diventa una forma quasi di maledizione, no? Cioè, poi, sì, ma qui oggi penso, abbiamo avuto una catastrofe. Oggi abbiamo giocato una partita e sicuramente la potevamo vincere, non è stata vinta non perché la squadra abbia giocato male, ma perché il calcio è pure questo, purtroppo. Se non riesce a segnare, che dica, purtroppo non è che con questo siamo contenti, però dobbiamo far tesoro di questa esperienza e mettere in campo, chiaramente mandare in campo la squadra con maggior civismo. E ritorno a ripetere, se avete visto, se ci fosse stato un pubblico numeroso, avete visto quando il pubblico spingeva la squadra negli ultimi 5 minuti, 10 minuti, come cercava a tutti i costi di portare, di concretizzare e portare a casa la vittoria. È importante, il pubblico è importante, ragazzi. In queste situazioni è un valore aggiunto al 12° uomo in campo. Perché quando non riesce a segnare, poi sai, la spinta emotiva, la spinta psicologica del pubblico può fare. Ecco, quindi il presidente Lotito che oltre a sottolineare appunto la sfortuna, sottolinea anche invece l'importanza di avere il pubblico che ti sostiene, soprattutto nelle gare casalinghe. Anche qui Lotito ha sottolineato quello che abbiamo detto noi, nel senso la Salernitana ha tantissime occasioni e il presidente Lotito che dice Perugia un tiro, un gol. Lì allora è proprio Io sinceramente Lotito io lo devo dire, anche se a molti non piace il suo tipo, il suo modo di fare, io invece lo ammiro, perché nonostante che ci siano dei problemi nelle squadre che lui conduce, Lazio, Salernitana, sconfitte che non dovrebbero essere ma però vengono, lui non licenza gli allenatori, raramente licenza gli allenatori. Questo no, ma anche perché nella conferenza che abbiamo appena sentito ho riconosciuto appunto il merito alla squadra e la sfortuna che appunto in questo momento alberga a Salerno. Ma cambiamo discorso, torniamo a parlare anche qui di allenatori, appunto dell'esonero dell'allenatore, ovvero quello dell'Ascoli di Petrone. Ascoli che ha perso in casa contro la Provercelli, una Provercelli che sta andando un po' a ritmo alternato da quando è arrivato Foscarini. Ha avuto un colpo di fortuna ad Ascoli, perché io ho visto la partita, un pareggio era già abbondante. Il pareggio sarebbe stato giusto, secondo lei. Però Foscarini, diciamo, sta lavorando, non dico con tranquillità, però piano piano sta trovando quegli automatismi. Ha ritrovato dei suoi ex giocatori del Cittadella, come Di Roberto e Colì. E ha ritrovato anche un pizzico di fortuna che ha avuto tante volte anche a Cittadella, perché in molte occasioni, nei campionati precedenti, il Cittadella si è salvato anche, diciamo così, non dico fortuna completa, ma con dei momenti che la Cittadella stava per retrocedere, ha avuto degli impennate incredibili. Sì, sì, due stagioni fa, infatti, fu protagonista di questa salvezza che poi suscitò anche poi altre polemiche. Ma quello è un altro discorso. No, torniamo sulla partita, appunto, la Provercelli che vince in trasferta, quindi tre punti importantissimi per i leoni piemontesi. Allora andiamo a sentire nel dopogara il mister dei piemontesi, Foscarini, e anche l'uomo partita, ovvero Nunzio Di Roberto. Sentiamo. Sì, sapevamo che era una partita difficile. Io ho visto, ho letto la settimana un po' particolare che ha vissuto l'Ascoli e sapevo che per loro era una partita importante, però lo era anche per noi. Io l'avevo raccomandato stamattina, ieri sera, ai ragazzi, che anche per noi doveva essere una partita importante. Se per l'Ascoli è la partita della vita, tra virgolette, anche per noi deve essere la partita della vita. Forse magari in questo momento ci favorisce un attimino anche l'ambiente più tranquillo e più sereno, e so che queste partite tese, dopo, sinceramente, dove conta tantissimo il risultato, magari non può essere una partita bella esteticamente, però per noi sono tre punti importanti, determinanti, che ci permettono di lavorare sicuramente meglio e con più serenità. Sì, infatti, era una partita, diciamo, fondamentale per noi. Sapevamo che dovevamo fare la partita oggi, sapevamo che comunque l'Ascoli stava attraversando, diciamo, un periodo così come sta accadendo, e niente, siamo stati bravi ad approfittarne e guadagnare questi tre punti che secondo me sono importantissimi per la classifica e per il morale. Questo sì, però comunque purtroppo le piazze così, le grandi piazze, quando le cose magari vanno un po' storte, un po' male, io ho giocato magari in piazze così, quindi ci sono passato. Purtroppo è difficile, però bisogna impegnarsi negli allenamenti, penso che lo faranno. E niente, penso che
fino alla fine comunque l'Ascoli sarà una squadra comunque da battere, perché comunque la squadra c'è, poi magari sta attraversando un periodo così, ma penso che si riprenderà. Ebbene, queste erano le parole appunto della Provercelli con Foscarini e Di Roberto. Chi è tornato a ingranare la marcia dopo un momento un po' così di flessione è il Livorno. Ennesima vittoria contro il Trapani, vittoria importante. È stata una bella partita, combattuta, meritata dal Livorno, però è stata molto difficile. Non ha vinto facilmente. Ecco, no, anche perché il Trapani, lo diciamo sempre, è una di quelle squadre. Poi allenata da un allenatore carismatico come Cosmi, è una squadra comunque sempre difficile da affrontare. Però sia in casa che in trasferta. È un momento di calo, è un momento perché sono due o tre partite che non ingrana la squadra. E infatti, Cavaliere, andiamo a sentire nel dopogara le parole di Ciaramitaro che analizza appunto il momento della squadra. Meno dell'anno scorso, il problema l'anno scorso c'è stata una batosta. Per adesso siamo in un periodo negativo, ogni volta che veniamo qua c'è sempre qualcosa di negativo, e oggi abbiamo affrontato Livorno, abbiamo cercato di giocare, di fare la nostra partita, però in questo momento noi qualsiasi errore o mezzo errore che facciamo veniamo puniti. Poi Livorno ci ha giocatori importanti e speriamo di venirne fuori prima possibile. No, sai, era un episodio, secondo me c'è stato il contatto del giocatore contro il nostro attaccante, però adesso non si può più dire niente, che ogni cosa da ammonisco, prima non era così, erano un pochettino più razionali anche loro, non capiscono che c'è una partita, ci sono momenti difficili, mi dispiace pure perché ero diffidato capitano, però mi sono ritrovato l'unico a protestare lì. Abbiamo cercato di impensierire un po' il Livorno, perché il Livorno è una squadra ben organizzata, ben messa in campo, sulle fasce c'è giocatori importanti, giocatori che sull'uno contro uno sono molto bravi, e oggi abbiamo preso un gol che però era evitabilissimo, il primo gol era veramente... è stato troppo semplice, al 42esimo non andava bene più lungo del genere. E quindi anche Ciaramitaro, Cavaliere, sottolinea il fatto che è un periodo che per il Trapani insomma non gira proprio bene. Ecco. No, è un periodo di calo, partito il Trapani come tutti gli anni, però devo dire anche in altri anni, forse il clima che c'è a Trapani veramente è, diciamo così, utile all'inizio dei campionati, perché è caldo. Certo. Poi dopo c'è un calo. Ecco, Cavaliere, andiamo a vedere allora il prossimo turno, vediamo cosa ci aspetta. Cominciamo con l'anticipo il 6 novembre tra Bari e Salernitana. È una bella gara che rievoca scenari passati, anche vecchia Serie A. No, vecchia Serie A no, perché Salernitana non c'è stato molto in Serie A. No, beh, però magari... Direi quasi un derby del sud. Derby del sud. Campania contro Puglia. E poi il sabato, eccolo qua, Cagliari-Modena. Attenzione. Cagliari-Modena. La partita che seguirà con interesse. No, io credo proprio che Modena... si è lasciato sfuggire la vittoria a Como, qui è un po' più difficile, ma è un pareggio, non si sa mai, un pareggio può anche e venire. Poi qui debutterà contro il Cesena il nuovo Latina di mister Mario Somma, e qui il Cesena, attenzione, qui è il problema del cambio allenatore, è quello che forse ha fatto decidere i dirigenti di Latina a cambiare, perché arrivava il Cesena. Ah, hanno anche queste cose. La spinta dello stadio, del nuovo allenatore. Ha visto Donadoni che che ha portato bene a Bologna. Addirittura tre gol, che non aveva mai fatto un gol. Ma anche perché secondo le statistiche, di solito quando una squadra cambia allenatore, la prima partita di solito la vince. Di solito. Continuiamo la lettura delle gare. Novara-Brescia, Pescara-Ternana. Pescara non c'è problema, secondo me è in una forma spettacolosa il Pescara. Poi Provercelli-Livorno. Ecco. Questa è la partita molto difficile. Poi Trapani-Spezia, Vicenza-Ascoli, Entella-Como, Perugia-Lanciano e poi questa domenica e poi lunedì Crotone-Avellino. Ecco, forse Crotone-Avellino anche qua, un altro derby del derby, sud è un derby che è molto difficile, perché Crotone è in calo come il Trapani. Invece l'Avellino è in ascesa. Si è sbloccato Tavano, che tanti dicevano dove è finito Tavano. vero. E quando comincia, un po' di tempo ci vuole sempre per ambientarsi.
Ecco, poi appunto ricordiamo che sulla panchina del Como al posto di Sabatini è stato ingaggiato Festa, quindi anche lui debutterà appunto sabato prossimo, l'abbiamo detto prima, contro l'Entella, quindi anche qua una gara delicata, comunque un debutto che potrebbe anche strappare un pareggio, perché l'Entella non è in quella forma spettacolosa che è stato poco tempo fa. Ecco, torniamo al discorso dell'Avellino, Cavaliere. L'Avellino che torna alla vittoria, torna a segnare con Tavano, si sblocca, ma soprattutto torna a segnare Trotta. Il problema di questo ragazzo, che ne sentivo parlare molto bene, e poi dopo ha avuto una fase, però in Serie B, insomma, certo, non è niente tra i migliori. Anche perché è una colonna portante dell'attacco dell'Under 21, non Ah sì, ma appunto, già speravamo di fare il salto in Serie A, invece si è bloccato ad Avellino, però si comporta bene, a metà campionato può anche cambiare. Può diventare decisivo. Decisivo. Quindi, a parte Trotta, ecco, rimaniamo anche nel discorso dei giovani. Ci sono tanti giovani interessanti. Lei prima, Cavaliere, ha citato il Pescara. Gliene dico due, la Padula e Mandragora, seguito da diversi club, Juve, Milan, Roma, Inter, Chelsea. La Serie B. Le piacciono questi due ragazzi del Pescara, la Padula e Mandragora? Tutti i giovani mi piacciono completamente, ma l'ho sempre detto, ho avuto la fortuna di iniziare una trasmissione a tutta B 30 anni fa, e di lì abbiamo tirato fuori i giocatori proprio per la nazionale, sì. Non parlo per la Serie A, in quantità, ma anche per la nazionale. Quindi, ma, Cavaliere, non adesso, è un caso che la adesso nostra... purtroppo non ce n'è più. Ecco, prima. Non è un caso, quindi, dal suo discorso si evince che non è un caso che l'Under 21 stia facendo bene e l'ossatura riguardi tanti giocatori della Serie B. Ce ne sono molto meno che ai miei tempi, perché molti stranieri vengono anche in Serie B. Questo dovrebbero almeno mettere un limite. Un limite almeno per la Serie B. Nelle rose, diciamo. Ecco, dicevamo appunto di questi giovani che si mettono in mostra. Ci hanno mandato una mail, che poi vi ricorderemo in sovraimpressione. Ci hanno chiesto, Cavaliere, ma lei l'altra volta ha detto in un'altra trasmissione nostra che si rivedeva in Palacio, perché lei giocava nell'Inter. Sì. Palacio. Mi chiedono, in Serie B invece, con chi si rivede di questi giovani interessanti di cui abbiamo parlato prima? C'è un giovane in particolare? Sinceramente, adesso non mi ricordo bene il nome, sinceramente. Ragusa? No. Ragusa è il suo preferito. C'è Travati che l'ho visto giocare nella Ternana. Avenatti. Che però è in crisi adesso, non è più come all'inizio. È un ragazzo, diciamo, che le assomiglia un po'. Assomiglia non solo il gol, ma giocava per la squadra, insomma, era così. Può darci che, però mi dicono che anche lui non è italiano. Felipe sì, dovrebbe essere sudamericano, ma non vorrei sbagliarmi qua, perché però sappiamo che gioca nella Ternana, quindi però abbiamo trovato, diciamo, anche un suo erede in Serie B. Quel movimento che fa, che anche senza palla, molto palla, sì. Perché io in effetti ho giocato molto centravanti, perché gli allenatori mi vedevano fare i gol, certo. ma io sono sempre stato da ragazzo un centrocampista, certo, ero quello che faceva fare i gol, però dopo, visto che segnavo sempre, mi mettevo avanti. E quel ragazzo lì l'ho visto distribuire dei palloni molto interessanti ai compagni nelle due o tre partite precedenti, però non ultimamente. Non aveva fatto bene. Bene, Cavaliere, allora con questo parallelismo tra lei e Avenatti chiudiamo la nostra puntata. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi che fate. Guardate, io vi seguo volentieri, voi della Serie B, perché avete, se mi fate questo favore, far giocare molti giovani italiani soprattutto. Bene, con questo appello allora noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di B-Zone.